Aria e il suo castello è il titolo del libro di Roberto Tomassetti, pubblicato da Edizioni Carabba, sulla storia del palazzo baronale Arese attraverso il quale si ripercorre quella della famiglia Nolli. Il volume parte dall'epoca di Rodrigo Nolli, deputato al Parlamento del Regno d'Italia nel 1861, poi sindaco di Napoli, passando per Mario Nolli, vice sindaco di Napoli e sindaco di Ari, fino ad arrivare al barone Edoardo Picton Nolli. Tra la fine del 1800 e la metà del 1900 il palazzo di Ari diviene una sorta di cenacolo che ospitava letterari e studiosi, da Gabriele D'Annunzio a Luigi Pirandello, da Beatrice O'Brien ad altri esponenti di spicco della cultura internazionale dell'epoca. Nei giorni scorsi, nel paese della provincia di Chieti, su iniziativa di Franca De Felice Nolli, al centro polivalente Italo Porfilio, il volume è stato presentato dall'autore Roberto Tomassetti alla presenza del docente Nicola Ranieri, dello storico Giacomo De Crecchio, del sindaco Fabio Santone e del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Daniele Damario. E ascoltiamo al microfono di Massimo Cavuto. Sono qui per ricordare ed onorare mia nonna Rita, la mamma di mio padre, e zio Picton, il barone Nolli. Due persone straordinarie, eccezionali, che mi hanno tenuta in casa loro e cresciuta da quando avevo 3 anni fino a quando loro non mi hanno lasciato per miglior vita. Aria e il suo castello rappresenta per me la conclusione di un lavoro precedente, quello riguardante le vicende politiche e sociali del barone di Antonio Nolli, barone di Tollo. La realizzazione di quest'opera mi ha permesso di scoprire il castello di Ari, scrigno prezioso di storie meravigliose. Roberto Tomassetti è uno studioso di gran valore. Conduce l'analisi storica nel rispetto di quelle basilari norme necessarie ad accertare e garantire la verità dei fatti, esponendoli in maniera chiara e obiettiva, senza alterarli con valutazioni di tipo personale. Antonio Nolli fu rispettato per la sua personalità, per la sua preparazione, per il suo approccio a quella che era, diciamo, che poteva essere la modernità. Antonio Nolli fu rispettato sia dai Borboni sia dai francesi e quando i francesi andarono via ancora dai Borboni. La vita del nostro borgo si è fortemente amalgamata, ha avuto nella famiglia Nolli un punto di riferimento e non solo morale. Però l'idea del cenacolo michettiano, però scoprire che a pochi chilometri anche da Francavilla c'era un cenacolo così culturale, così importante, è una cosa che fa bene saperla, ma fa bene scoprirla e soprattutto fa bene scoprirla al territorio, agli abitanti di Ari, ma di tutto il territorio.